Progettare il futuro, promuovere una nuova cultura d'impresa per una crescita sostenibile. Presentato a Fabriano presso la Elica, l'addendum all'accordo 2016-2019 tra Intesa San Paolo e Confindustria Piccola Industria è dedicato alla competitività e alla trasformazione delle imprese per cogliere le opportunità della quarta rivoluzione industriale. 2,6 miliardi di euro per la Regione Marche di credito a medio e lungo termine per l'azienda. Quest'anno 2018 siamo fiduciosi che si riesca ad andare oltre già solo quest'anno i 450 milioni di euro di erogato, ma non solo credito, anche molti altri aspetti che sono dirimenti per il successo e la crescita del territorio. Uno fra tutti il mondo delle filiere, favorire il fatto che le aziende che lavorano in filiera possano in qualche modo riuscire a trarre vantaggio da quello che è la maggior capacità di credito dell'azienda capofila. Qui oggi ne abbiamo sicuramente due d'eccellenza, Elica di cui siamo ospiti, presente anche Ariston Termo, lavorano solo sul territorio marchigiano con oltre 70 fornitori marchigiani che possono accedere allo smobilizzo dei crediti di fornitura attraverso forme agevolate di factoring pro soluto, quindi filiera che in qualche modo diventa uno strumento di supporto alle aziende sul territorio. Soluzioni e strumenti a disposizione degli imprenditori per il rafforzamento aziendale, come l'utilizzo di tecnologie digitali, la finanza per la crescita del business, la formazione e ancora accompagnare le imprese nel passaggio generazionale, cogliendo le opportunità del cambiamento, garantire una crescita sostenibile e duratura, valorizzando strategie e investimenti in innovazione, digitalizzazione e progetti di integrazione. L'economia marchigiana ha una buona vocazione industriale che caratterizza il 23% del PIL regionale. L'export raggiunge il 30%, percentuale superiore alla media nazionale. Dietro a questo valore ci sono tanti settori storici di questo territorio, come gli elettrodomestici e la filiera della pelle, che hanno un po' sofferto negli ultimi anni, ma anche settori che si sono affermati sui mercati internazionali nel recente passato. Mi riferisco in particolare alla meccanica, che è divenuta nel 2017 il primo settore per export di questa regione, sfiorando i 2 miliardi di euro. Dietro alla meccanica ci sono poi settori che hanno performato particolarmente bene negli ultimi anni, come la filiera dei metalli, la chimica, l'industria agroalimentare, ma anche l'elettronica. Si sono affermati anche settori di nuova specializzazione in questo territorio, come ad esempio la cosmetica, che esportava poco meno di 30 milioni di euro nel 2008 ed ora ha triplicato i propri livelli, arrivando ai 90 milioni di euro. La piccola industria marchigiana fa fatica perché viene da anni difficili. C'è tanto saper fare, noi siamo manifatturieri, essere manifatturieri è diventare una forza. Se riusciamo a trovare le modalità come questo accordo per sostenere la piccola industria marchigiana con il credito, con elementi di cultura di impresa, di innovazione, possiamo crescere e far ritornare le Marche protagoniste di un'economia che va verso il futuro. Le banche nazionali hanno capito che il nostro territorio è sano e può dimostrare di valere. Si è aperta a Macerata la 24esima edizione di Libriamoci, Festival Internazionale del Libro Illustrato, una vera e propria eccellenza del territorio marchigiano. La Galleria Antichi Forni ospiterà fino al 16 dicembre le opere di giovani talenti dell'illustrazione che hanno iniziato il loro percorso nel mondo editoriale proprio a Macerata grazie alla scuola Ars in Fabula, di cui fondatore e direttore è Mauro Evangelista, direttore artistico del Festival. Noi siamo tanto orgogliosi a Macerata per questi 24 anni perché Macerata racconta il libro illustrato. A Macerata abbiamo una scuola prestigiosissima che si chiama Ars in Fabula, vengono da tutta Italia, da tutto il mondo per specializzarsi in illustrazione e escono libri sempre pubblicati dalle più grandi case editrici nazionali e internazionali. Sono libri bellissimi che parlano di sogni, di visioni, di paure, libri per i bambini di altissima qualità, ma anche libri per grandi. Bene. Tutti gli anni a dicembre per 15 giorni dentro la Galleria Antichi Forni a Macerata passano 100 bambini al giorno che vengono con le scuole, passano le famiglie, passano i grandi, passano tantissimi giovani appassionati di arte, di pittura, di disegno, di illustrazione, davvero una grande fabbrica della cultura. Ci auguriamo che invito tutti davvero a non perdere un'occasione di scoprire un pezzo della cultura di Macerata di altissima qualità. Ricordiamo che gli antichi forni saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.